quindi massa di froce l'ascolto. No, era così. Volevo dire a quel froce del senatore D'Anna che gli voglio tanto bene. Ti voglio bene, ricchione! Insultiamoci tutti, ragazzi! 342 41 15 105, andiamo! Andiamo! Oh na 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 na, Johnny Scandal! Oh na 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 na, oggi con l'amica proprio non ho sbatta, mi sa che balza, in radio c'è lo zoo, ho toccato pure la mia ex ragazza, mi ha detto guarda, mi spiace c'è lo zoo, se ogni parola dentro c'è una parolaccia, se sei Tamara, in radio c'è lo zoo, e se lo ascolta pure tuo papà e tua mamma, e dice che spacca, Purtroppo oggi, non avendo la possibilità di vedere la scaletta, siamo al buio io e Paolo. Potremmo approfittare di questo buio. A me non mi dà fastidio la parola frocio. Ah, basta adesso, però. Basta. Perché no. comunque è una parola brutta, cioè offensiva. A noi, no, non è offensiva. Ma sì che è offensiva. Cioè, se tu dici omosessuale. È il concetto con cui lo fai. Ma non è vero. No, se allora, tu dici a uno frocio, se comunque. Se tu sei omofobo e la utilizzi per offendere. Ma non è omofobo o meno, è un'offesa, dai. Allora, è un'offesa se uno è omosessuale. Cioè, se uno è omosessuale, sì, tu lo chiami frocio, è un'offesa. Appunto. Ma se uno è eterosessuale e lo chiami frocio, non è un'offesa. Perché non è discriminante. Cioè, se uno è di colore e tu lo chiami negro, è discriminante, è razzismo. Se uno è bianco e tu lo chiami negro, non è discriminante perché lui non lo è. Sì, però è sottile la cosa, è borderline, perché comunque tu ti stai riferendo a una cosa che è offensiva. Se tu prendi, allora, hai l'intento di offendere una persona chiamandola con un appetitoto per intendere che è omosessuale. Un appetitoto! Picchiami, buon appetitoto! Sta pensando ancora alle aragoste di ieri sera. Sì, basta. Ma perché mi dispiace sta roba? Sai che io sono gay friendly? A me mi dà fastidio. Tu sei gay potential. Tu sei potential gay. Allora tu sei potential gay. Ma mi dà fastidio la gente ignorante. Allora. Dice quello che ha appetito. Hai appetito? Come un panino, no? Perché sta roba qua mi fa innervosire. Ma allora, amici dello zoo, se incontrate Paolo Nois, dovete chiamarlo quasi frocio. Perché lui è tendente, soprattutto quando ha molto appetito, è tendente al quasi frocio. E lui non si offende perché è gay friendly. Ok? È troppo bello. Voi dovete. Adesso io farò una cosa. Sì. Lo faccio per gli ascoltatori. D'ora in poi io vado in giro con una telecamera accesa e riprendo Paolo 24 ore su 24. Il grande ciccione. Il facciamo. Grande puffo, certo. Il grande ciccione. Voi dovete vedere che cazzo combina questo in questa città. Cioè, perché poi la cosa bella è che a furia di venire qua, lui pensa di essersi inserito. In realtà lo guardano tutti male. Sì. Perché fa. Oh, io come balbetto in inglese, ragazzi, non balbetta nessuno. Stai scherzando. Mamma mia. Ho imparato che quando ti salutano, tu basta che fai. Loro capiscono qualcosa. Senti, e non Paolo, parla nessuno inglese qua, tutti spagnolo parlano. Ho una domanda, come si dice appetitoto in inglese? Appetitoto. Appetitoto. Senti, visto che mi correggi, come si dice prima che sbaglio un'altra volta? Epiteto. E che cazzo vuoi? No, prova, dai. Oh, io sono di quarto giorno, mi devi rompere i coglioni. E parla la radio, c'è un miracolo, molla. Ragazzi, è il momento di collegarci con l'ospedale più bello del mondo. Tutti quanti vorremmo farci ricoverare dalla nostra grande, bellissima, troiosissima dottoressa Sasha Gray. Arriva Sasha Gray's Anatomy. C'è una dottoressa davvero speciale in città che ha davvero, ma davvero, a cuore la salute dei suoi pazienti. Perché la fica è la panacea di tutti i mali. Ma questo è Sasha Gray's Anatomy. Quando la medicina fa rima con No, mai. Anche se non fa rima. Sasha Gray's Anatomy. Il dottor Zucchina in masturbortologia. Il dottor Zucchina in masturbortologia. Dottoressa Gray, mi aiuterebbe a finire il cruciverba? Mi manca la 46 verticale. 46 verticale? Ma è ovvio, il cazzo di John Holmes. Ma no. Giusto. E il 25 orizzontale. Ma è facile. Il cazzo di John Holmes è muscio. Ma no! È vero? Vero? Il dottor sborra vertebrale. Cos'è sborra vertebrale? Senti. Il dottor sborra vertebrale in ti vengo sulla schienologia. No. Il dottor sborra vertebrale in ti vengo sulla schienologia. Dottoressa Gray, presto, un'emergenza! Vengo subito. Allora,
qual è questa emergenza? Fatemi vedere la cappella clinica. È il paziente 22, dottoressa Gray. Presenta degli strani sintomi. Aiuto, dottoressa. Sto tanto male. E quali sarebbero questi sintomi? Guardi lei stessa. Punto il suo pene a sinistra. E sbarra a destra. Punto il suo pene a destra. E sbarra a sinistra. Sinistra. Destra. Sinistra. Sinistra. Destra. E basta, lo sto prosciugando. Deve lasciarmi in un goccio. Ho capito tutto comunque. Questo è un raro caso di strabismo. Oh no, lo strabismo è una malattia inculabile. E non per me. Ho una specializzazione in calibrazione di catti all'università La Succhiona. Fate largo, devo operare. Si sposi, dottoressa! Slavina! Operazione riuscita. Ora puoi ingravidare un piccione a 200 metri di distanza. Allora, c'è qualcun altro con la mira sbilenca? Io! Sasha Grey's Anatomy. Il dottor non si lava le mani in peperoncino sulla cappellologia. Il dottor non si lava le mani in peperoncino sulla cappellologia. Dottoressa Grey, mi sa dire che ore sono? Manca un cazzo alle 9. Ma no. Manca un cazzo alle 9. Ma nel senso che manca poco? Nel senso che mi manca un cazzo alle 9 per stasera. Sono liberissimo! Guardi, mi sono appena liberato! Guardi al fuso orario! Il dottor Bistecca arrotolata in Il dottor Bistecca arrotolata in mi fotto la carne mortologia. Il dottor Bistecca arrotolata in mi fotto la carne. È così che si lecca la fila. Sasha Grey's Anatomy. Vabbè, poi sai, voglio dire. Raga, cioè, prima mezz'ora siamo stati proprio inglesi. Luca Conti, in English. Wow. Cioè, è proprio questa prima mezz'ora offerta da Bentley, Jaguar, Rolex, Cardigan. No, Rolex è da Cashmere. Pausa pipì. Pipì pipì. Pausa pupù. Pupù. Basta. Che stronzata. Torniamo tra poco. Forse. Con questa pronuncia. Sì, torniamo tra pochissimo. Questo grande programma inglese. Tra poco parleremo anche della Cappella Rosata. Beh, no. Oh. Di golf. Di golf. Come si scorreggia nel golf?